Non è la prima volta che intervengo su questo progetto di legge e le ragioni che sono portato a contrastarlo da prima che divenisse delibera di giunta, da quando era ancora un progetto di legge in bozza, leggermente diverso, ma non sostanzialmente diverso da quello che ci troviamo a discutere oggi, mi sembra che siano chiare, però è oggi l'occasione per ridircele e per arrivare a quella sintesi che non avremmo, diciamo così, che avremmo voluto trovare più facile, più ragionevole. Avremmo voluto veramente che l'Emilia-Romagna non perdesse un'occasione importante in quello che invece ci sembra rappresentare il punto più basso toccato da questa giunta, il punto più basso della proposta legislativa toccato da questa giunta regionale dall'inizio di questa legislatura, perché sono proprio quegli argomenti che venivano usati, che vengono usati per promuovere, per valorizzare questa proposta di legge, che nella pratica si rivelano essere invece i punti più critici, quelli che non ci convincono, quelli che ci portano davvero a dire e a chiedere come faremo addirittura il non passaggio all'articolato, addirittura di ridiscuterlo, di rivederlo insieme, di non correre ancora verso un progetto di legge che ci è sembrato davvero essere scritto in tavoli ben lontani da quelli del Parlamentino regionale, ma soprattutto ben lontani dall'interesse pubblico e dal perseguimento di un interesse più generale rispetto agli interessi privati. Parto dal saldo zero, il concetto che è stato il primo forse a comparire nelle prime slide di presentazione di questa proposta di legge, un concetto che sembrava avrebbe dovuto trovare tutti d'accordo, perché di per sé il saldo zero è quello che noi vorremmo. Così tanto che ci chiediamo come mai non possiamo applicarlo già dal 2018, come mai il saldo zero invocato al 2050 da questo progetto di legge, che dice di preparare il terreno letteralmente per il saldo fra 33 anni, per il saldo zero, non abbiamo capito per quale motivo non poteva essere applicato ora, perché attenzione, come è stato ben spiegato, il saldo zero non è il consumo zero. Ma se prevede che a una quota di edificazione corrisponde una quota di desigillazione, allora, se io prendo ad esempio la percentuale del 3%, quella che viene utilizzata come slogan per dire che si conterrà il consumo di suolo, allora se ci diciamo che questa quota è poco o se ci diciamo che questa quota è molto, per noi è ancora tanto perché prevede una serie di deroghe, ma anche volendo tenerla all'interno del progetto di legge, che cosa impediva di far corrispondere anche un 3% di desigillazione al 3% di crescita e di cementificazione? Che cosa avrebbe impedito di dire permettiamo ancora un 3% di sforamento, un 3% di perdita del nostro suolo permeabile, lo impermeabilizziamo, però dall'altra parte recuperiamo un 3% applicando il saldo zero dal 2018. Questo avrebbe consentito in ogni caso ancora della cementificazione, che personalmente insomma, non ritenevamo utile, ma avrebbe anche consentito di applicare virtuosamente, perché aspettare il termine ultimo che ci viene raccomandato dall'Unione Europea, se l'Emilia-Romagna può permettersi, sia perché è in fase emergenziale rispetto al consumo di suolo, sia perché ha alle spalle una tradizione nobile rispetto all'urbanistica, di applicarlo da subito. Su questo c'è stato risposto. Però i sindaci singolarmente possono decidere di applicare effettivamente se vogliono, ma è ovvio che a quel punto la decisione diventa lasciare i sindaci da soli, lasciarli come dire, a dover prendere decisioni difficili, a doversi confrontare magari con poteri economici soverchianti, ecco, rispetto alle loro risorse, nello stesso tempo a non mettere a sistema una decisione che invece adesso avrebbe davvero potuto essere qualcosa che univa tutti e nello stesso tempo permetteva anche di continuare a costruire, purtroppo. È una proposta su cui direi per la prima e unica volta abbiamo deciso di rinunciare a qualsiasi tentativo emendativo, ma proprio perché è tanto ampia la distanza che ci separa dai suoi assunti, perché la tutela del suolo in questa legge non è protagonista. La tutela del suolo e il risparmio del suolo non sono al centro delle preoccupazioni di questa legge. Lo è il suolo come merce, lo è il suolo come oggetto di scambio, lo è il suolo appunto come oggetto di negoziazione. E quindi arriviamo ad un altro punto che tradisce le premesse. La negoziazione è qualcosa che è stato detto dal consigliere di maggioranza richiederà un salto culturale, ma non più che un salto culturale riteniamo sarà un salto nel vuoto, perché con questa nuova trasformazione anche ontologica per cui si richiede al pianificatore pubblico di essere formato
e dotato di capacità di negoziazione con interlocutori privati particolarmente forti e dotati di risorse, si rischia così di mandare il pianificatore pubblico di fatto a giocare una partita impari in partenza, ma in quel momento il pianificatore è quello che tutela i nostri interessi, quindi ancora una volta il perseguimento dell'interesse generale, e lo si manda però a negoziare in una condizione che ci sembra di totale imparità rispetto al privato, quindi non un salto culturale, un salto nel vuoto, un salto potenzialmente molto pericoloso. Qua si sta facendo passare anche e soprattutto il soddisfacimento della richiesta dei costruttori, che sono sempre più interessati agli interventi edilizi in zone centrali o semicentrali o comunque urbane, che sembrerebbero quegli unici interventi, no? E dicono loro, capaci di generare nuovi profitti, piuttosto che la vecchia espansione in aree prima agricole. E allora noi con una proposta di legge destinata ad impattare per i prossimi decenni incameriamo tendenze commerciali e tendenze di mercato all'interno di una proposta che invece dovrebbe farsi proprio davanti a queste vessillo dell'interesse pubblico. Qui non si tutela il suolo, ma soprattutto non si tutela l'interesse pubblico, sotteso ad esso, non si tutela l'interesse della vita dei cittadini all'interno delle configurazioni urbane. Ma davvero credo che sarà nelle ricadute di questa proposta di legge, che ha dei punti davvero inaccettabili, anche delle contraddizioni abbastanza clamorose, e quindi riteniamo che sarà poi anche nelle ricadute della proposta di legge che verranno alla luce, purtroppo sulla pelle dei cittadini, a quel punto che i fondamentali del governo del territorio sono, con questa proposta di legge che purtroppo oggi passerà, totalmente disfatti.